Ho appena visto una mucca cadere dal cielo. We really need to speak to your tailor. That outfit is so 2077. Ma come? Ma certo che il mio outfit è 2077. Guarda un po' da dove viene fuori. Ogni tanto viaggiare da solo fa bene all'anima. Tant'è che poi ti ritrovi in luoghi che non vedi veramente da secoli, come questo cimitero. Qua c'era sepolto un mio parente. Credo che quel parente si sia appena rialzato. E quello che diavolo è? Calmati! Calmati, fratello! Siamo un po' in tanti qui, vedo, eh? Calmi tutti! Non so cosa o chi tu sia, ma in questo momento stai facendo una scelta sbagliata, amico. Calmi! Siete in troppi, maledetti! Non vedo assolutamente... Mamma mia, aspetta! Occupiamoci prima degli stronzoni in armatura atomica. Ecco fatto! Attach Amarius. Amarius, statene un po' buono, per favore. Toscelo, vi do fuoco a tutti. Mi devasto io. Questo qua è in mezzo al fuoco incrociato, sia mio che il suo. Benissimo, aspetta che questo era leggendario rinforzante, ma che bello. Andiamo di armamento più pesante allora. Vai. La madonna. Crepato. Due colpi ben assestati. Wow, cioè... Che cazzo sei tu? Perché mi volevi uccidere? Really, nigga? Ah, ma sei un vampiro. Ah, hai capito la simpatia. Vabbè, però... E la tua arma non posso prenderla? Fa parte del tuo corpo? Vabbè, allora questo me lo prendo come premio. Non sia mai... Eccellente, direi di sì. Peccato solamente che i pezzi siano ancora a terra. E sul suo cadavere, tra l'altro. Ah, dannazione. Vabbè, me li prendo a mano allora. Guarda il corvo che sta banchettando sopra quel cadavere. Certo che in questi cimiteri la fantasia non manca mai, eh. Ehi. Chi è? Da dove sei apparso tu, scusami? Per fortuna che sto lanciarazzi non fa un'esplosione esagerata. Certo che devi essere proprio una persona orribile per metterti a saccheggiare un cimitero. Ma sta uscendo una mano. Vile Death o Teal Death? Non riesco a capire. Credo sia una T. Però la signora ha lasciato qui una cassa. Ehi, non l'ho disotterrata io, quindi posso prendermela. Tear Saint and Journal. Ok, un orologio d'oro, 50 munizioni, e un'armatura. Bello. Bello, bello, bello. Già che siamo nelle vicinanze, sono passato qui a Good Neighbor. Hanno una postazione per l'armatura atomica. Almeno vediamo come ci sta. Non puoi equipaggiare oggetti rotti finché non vengano riparati. Ma non me lo fai riparare. Non hai requisiti per riparare questo oggetto. Ma che vuol dire? Forse non ho i materiali, vorrei dire. Bene, tutto ciò che sono riuscito a mettergli sono solo le gambe. Ma chi ha bisogno delle braccia quando hai delle gambe così? Clio, lascio qui parcheggiata un attimo l'armatura. Facciamo un po' di shopping. Se sei qui per impegnare qualcosa, evita di dirmi che si tratta di un cimelio di famiglia. Probabilmente sono più vecchia di qualsiasi cosa tu voglia vendermi. Sei sicura? Probabilmente abbiamo anche la stessa età. È tutto garantito per durare, finché non si rompe. Ah beh certo, giustamente. Alle batterie infinite, a meno che non finiscono. Sei una truffatrice. Daisy, dove cazzo l'hai trovata questa roba? Io capisco che tu sia vecchia e le tue fonti sicuramente non ce le vuoi rivelare, ma porca miseria. E hai sia la versione a una mano che quella a due mani, cioè sei pericolosa tu. Non so di che colore prenderla ora. Facciamo a due mani verde e a una mano rossa per adesso? Avevo giusto giusto un po' di sete, quasi quasi
mi compro un bonk. Bonk! Il bonk Krita Cola e il Red Atomic Punch. Resiste ai danni per 1000 per 30 secondi, oppure aumenta il 25% di colpo critico. Ma sì. Dammele tutte. Daisy, io ti ringrazio. È stato veramente un ottimo acquisto. Devo dire che questo nuovo vestito non mi sta per niente male. Anche il cappuccio ha il suo fascino. Peccato che mi tolga praticamente la maggior parte delle cose che ho addosso. Però devo dire che è stupendo. Ho creato un'altra postazione di guardia, quando in realtà più che altro era per fare una casa a sto poveraccio che mi fa la guardia da qui al ponte. E ho detto, rendiamolo un cecchino. E pam, guarda cosa gli ho messo là sopra. Una torretta cecchino. Cioè, ce n'era bisogno? No. Avevo io bisogno di farla per un senso di completismo? Assolutamente. Poi guarda quanto mi ci sono impegnato a vestirlo. Quindi per premiarlo gli ho messo anche un letto. Che continuando dal punto di vista degli update, ho allargato la stanza delle armature atomiche, facendo anche una seconda stanzina da questa parte. Che portandomi ancora più avanti, ho già allargato anche il secondo piano. Ho già messo in previsione che sarò pieno di armature. Non ho allargato anche il terzo piano, ma beh, almeno mi sono preparato. Gli ho messo il tettuccio ed eventualmente, quando servirà, metteremo le armature anche da questa parte. Ma per ora non serve. Vediamo se questa armatura è modificabile. Allora, si può modificare come tutte le altre armature. Gli possiamo mettere il modificatore leggendario. Abilitare la fibra balistica, direi che è una buona opzione. Ed il massimo che questa armatura può fare è 150, 150, 35. Che per carità non è malissimo. Ma rispetto a quello che possiamo proteggerci con i pezzi d'armatura e il resto dei vestiti, beh, diciamo che la strada è ancora lunga. Cioè, pensa che 175 di difesa la fa solo la collana. Però vediamo anche il cappuccio come è modificabile. Possiamo modificargli il colore degli occhi e ovviamente lo facciamo verde. Underworld Vision. Ci serve creatura notturna come perk. Incredibile. I nemici e affetti sono suscettibili al 50% in più ai danni. Vabbè, non è male. Beh, già con gli occhi verdi assumiamo tutt'altro aspetto. Mi piace. La terrò sicuramente da conto. Esattamente come quest'altra armatura. Ma guarda un po', chissà dove l'abbiamo trovata. Ve lo dico io, a casa di Nick Valentine. Lo stronzo ce la teneva nascosta, pensa un po'. Anche in bagno fa la sua porca figura. Beh, anche così sono particolare. Non per niente mi sono impegnato a farlo questo personaggio. Per ora queste sono le armature che abbiamo: Silver Shroud, Meccanista, l'RNC, Ronin e quest'ultima armatura. Prima di partire facciamoci una doccia. Bisogna essere puliti per ogni occasione. Sia che tu stia pestando un Mylurk o sia inseguito da un Deadclaw. Mettiamo giù un'altra bambolina, quella del lockpicking. Piano piano le troviamo tutte. Avrei bisogno di un altro vestito, effettivamente. Purtroppo anche il vestito della RNC prende possesso di tutti gli altri slot. Però mamma mia che splendore. È sempre bella, è una delle migliori armature che esista su tutto Fallout, quella della RNC. Anche se effettivamente alcune armature della Legione non sono mica male. Già che ci siamo, facciamoci anche le altre maschere che ci mancano. Oracle, Panther, Queen, Violet già ce l'abbiamo e Noir la porta la nostra amatissima Piper. Quella di Violet è carina, ma occupa troppo spazio sulla mia faccia. Vediamo Oracle. Oracle è carino, ma anche questo un po' grosso, però è bello. Però è proprio bello. È particolare. Quella di Queen è uno stile molto semplice, non mi dispiace. Quella di Panther, beh, ha sempre il suo perché. Aver messo il pavimento di cemento sopra la casa è stata la scelta migliore che potessi fare perché copre tutti i buchi di sopra. Così uno non ci piove dentro e due non vediamo il fuori. Forse craftarli non è una buona idea, non riesco a trovare nulla che mi piaccia oggi. Ho un'idea, possiamo andare a fare shopping. Il negozio dovrebbe trovarsi da questa parte. Ehi, cagnolino. Sei buono. E quando mai... la madonna quante esplosioni. Comunque finalmente abbiamo trovato... Oh, The Rider. Stavo dicendo, abbiamo trovato il negozio. Un Rider leggendario. Allora, tu muori. Tu crepi. Vediamo che cos'hai. Killer. Dual Magnum, tra l'altro. Grazie.
Grazie, grazie, grazie. Sono molto contento. Va bene, entriamo a vedere che cosa hanno da offrire. Buongiorno, sono venuto a fare delle compere. Wow! Ma che meraviglia! Ma dai! Porca miseria, è bellissima sta tazza! E tu sei stupendo! C'è un gatto, l'ho sentito. Gattino bellino lui. E c'ha anche le teste di pesce da mangiare. Qua c'è un Pip-Boy. Ah, ciao. Scusami, non t'avevo visto. Ma tu sei cieca? Ah, beh, certo, giustamente. Sì, compro. Vediamo cos'hai. Grazie, fammi vedere. Oh, ma guarda, ci sono anche delle riviste. Allora, queste le compriamo. Che probabilmente ci permetteranno di craftarli. Sai qual è purtroppo il vero peccato? Che non possiamo vedere tipo questo com'è effettivamente. Vediamo il pacchetto, ma non il contenuto. Dovremmo andare sulla fiducia. Compriamo il Courier Duster, il Dark Bandolier, Neck Goggles, carino, Road Fury Outfit, Ellie Scarf, Tunnel Snake Outfit, wow. E tra l'altro anche un pacchetto diverso. No, vorrei qualcosa, non lo so, di pesante, qualcosa che mi protegga. Urban Cammon, Urban Ranger Outfit e perché no, Vault Lab Uniform. Per adesso questi sono i miei acquisti. Posso vederle le riviste? Ok, questi sono i progetti. West Ladish, carino. Vault Suites, bello. Riders, classico. Companion. Ah no, per un attimo pensavo che quello fosse Boon, invece è un altro Companion che ancora non abbiamo visto. E infine accessori. Questo sì che c'è una bella copertina. Miau anche a te gattino. Ovviamente la roba che è qua non la puoi rubare, giustamente. Ma vorrei per esempio sapere quali sono questi due. Questi due sono bellissimi. La porta è chiusa. Vediamo il Courier Duster. Lining, trama e no leggendario. Niente modifiche. Anche questo niente modifiche. Anche questo solo il materiale. Urban Ranger, materiale quindi il colore. Ok, qui è solamente da vedere in pratica. Dobbiamo andare a casa a modificarli. Vediamo il Courier Duster. Beh, effettivamente questo richiama alla mente molti ricordi. Dark Bandolier. Non vedo la differenza. Ah, è questo coso qui attorno al mio abbondante seno. Che tra l'altro non ci azzecca nulla. Probabilmente perché devo aggiornarlo. È molto probabile. Neck Goggles. Bello. Al posto della collana abbiamo gli occhialini. Non mi dispiace. Road Fury. Eccolo qua qual è il vestito. O almeno ecco qua qual è la parte superiore di questo vestito. Questo è carino. Questo è carino. Mi piace. Solo che quando ho questo vestito addosso, questi pezzi qua di armatura vanno dove vogliono loro. Perché vedi, quando sono spogliato sono nella giusta posizione. Ma anche quando ho altri vestiti. È quando ho questi qua che proprio fuoriescono del tutto. Vediamo la sciarpa. La sciarpa è carina, mi piace. Urban Ranger. Questo non mi dispiace. Questo non mi dispiace per nulla. Questo è carino. Peccato che, come vi dicevo, il seno e i fianchi sono totalmente sbagliati con questi vestiti. Devo andare a vedere i file. Urban Camo. Non vedo assolutamente la differenza con quello di prima. Ah, quello di prima aveva il coso attorno al seno. È vero, è vero. E basta, abbiamo già finito la roba. Devo dire che il Road Fury non mi dispiace. È molto, molto particolare. Il più è, se ho questo, posso avere gli altri pezzi addosso? Tipo la giacca di Johnny, posso metterla, ma clippa malissimo con tutto il resto, purtroppo. Ma se metto, per esempio, il Courier Duster, come vi dicevo, il seno è abnormemente grande. Ecco, l'Urban Camo sta benissimo con la giacca, invece. Ricorda. Siamo qui in rappresentanza della confraternita. Rendiamoli orgogliosi. No, siamo qui per fare shopping, Dance. Quindi vedi di non rompere le balle per ora. Crafting Station. Ah, ecco. Capisci qualcosa? Vedi, questo è il tavolo da lavoro. Ma che bello, il gatto è nero. Non l'avevo visto. Pensavo che era grigio come l'altro. Ellie, io ti adoro. Però prima dobbiamo dare una sistemata. Quindi, siccome questi vestiti non sono compatibili l'uno con l'altro, mi trovo a dover dire di no. Direi che già che ci siamo è arrivato il momento di andare a prendere qualche oggetto che abbiamo lasciato indietro. Tipo,
Abbiamo il love, andiamo a prendere anche hate. E ho visto un'altra arma interessante, ovvero Esther. Vediamo dove si trova. Si trova qui. Ah, ci siamo anche passati. Benissimo. Ah, una bella giornata con un ottimo panorama, dobbiamo dire. Quasi quasi vado ad uccidere quel gabbiano. È appena scappato. Però ne è arrivato un altro. Mi avvicino di soppiatto allora. Aspetta che arrivo, gabbiano. Ma c'è una power armor qui. È una T65. Wow. Direttamente dal 76. Va bene, entriamoci. Aspetta che mi sto spostando per via della corrente. Ecco fatto. Dance, io non so come tu faccia a respirare sott'acqua senza un casco. Però camminare in acqua con una power armor è terribile. Vai lentissimo. Eccoci qua. Ed ho ucciso il gabbiano alla fine. Beh, devo dire che la 65... non mi fa impazzire. È molto strana nel suo essere comunque unica. Vediamo. Esther si trova qui. Eight si trova qui. Qui, noi siamo al castello. Ed infine la power armor si trova qui. Sono tutte un po' sparpagliate. Ok, io inizierei da Love and Hate. Vediamo, Hate si trova proprio qua davanti a noi. Buongiorno. Chi ha ucciso il Rider? Aspetta, ma il danno da esplosione l'hai fatto tu, Dance? Effettivamente l'arma che ti ho dato... ogni 4 colpi fa un'esplosione. Potrebbe essere interessante, ma potrebbe essere anche pericolosa. Lo scopriremo vivendo assieme. Dove ti trovi, predone? So che sei qui vicino. Molto vicino. Sento la tua puzza. Ecco fatto. Oh, e finalmente... Love and Hate sono nuovamente assieme. Ah, ciao! Stava solo cercando di fare del suo meglio. Ah, eccolo dov'è. Ora, il secondo posto più vicino è questo qui. Prima però vorrei fare una deviazione. Anche se è un po' lontana, andiamo qua in fondo. Che è stato? Ma sono rumori da fare questi. Venite, devo andare a vedere un posto. Ah, c'è anche la confraternita. Ciao. Dropperanno 2 soldati come al solito? Ma guarda quanti gabbiani che ci sono. Per qualche motivo sto prendendo punti esperienza. Credo sia colpa della confraternita. Sì, direi proprio di sì. E la madonna, 1100, cosa avete ucciso per farmi prendere tutti sti punti, scusami? Cosa avete ammazzato, un Bahamut? Ma tipo, io posso salire qui? No, ovviamente no. No, scusami, sul serio, che cosa avete ammazzato per farmi prendere tutti quei punti esperienza? Ah, ma perché c'è ancora... perché c'è ancora Libertalia. Ogni tanto sto posto si ripopola di gente. Va bene, continuate pure voi. Io torno alle mie mansioni. Ma è un super mutante questo? Sì, è un super mutante Overlord. Devo cambiare mirino di sto fucile. E la madonna, quanto sei resistente. Ah, ma perché c'erano i ghoul. Ecco cosa stava sparando. Ti giuro che non capivo. Eccola qui. La chiesa di Nathan. La cappella di Nathan. Non volevo essere così esplicito, scusatemi. Ah, quanti ricordi qui. Qua ci ho fatto la mia prima comunione, sapete? Chissà se il prete ha nascosto ancora le ostie e il vino. No, niente ostie, solo munizioni. Munizioni e quello che credo sia un'armatura atomica. Hai capito il prete? Guarda qua. L'hanno sempre detto che aveva una mazza, ma non pensavo così. E la madonna, 43 di peso. Dobbiamo andare a vedere com'è questa armatura. E rieccoci qui a Sanctuary. Prima di tutto, andiamo a mettere giù la 65. La mettiamo qui vicino alle altre sue compari. Qui abbiamo una T45, una T51, una T60 Tesla, l'armatura dei Rider, una X01 e un Power Armor. Quindi direi che la 65 la possiamo infilare qui. Dance è il compagno più facile da impressionare. Basta continuare a uscire e rientrare da una Power Armor e lui si innamora praticamente. Ogni volta che vede una Power Armor che si apre lui... oh, che bello, wow, incredibile. Questo Power Armor Frame invece lo portiamo di sotto...
perché dobbiamo utilizzarlo. Certo, quello dei Minutemen, quello invernale e i due militari qui. Ma diciamo che per loro ho altri progetti per ora. Vediamo, questa è un'armatura medievale. Hai capito? Molto interessante. Cambia solo la parte sopra, le parti sotto sono tutte uguali. Ok, equipaggiamo tutto allora. E direi che come elmo ho il 3 o il 2. Vediamo se si possono modificare. Ok, c'è l'MK, quindi si può potenziare. Gli posso mettere delle alucce, per qualche motivo. Infligge danni sacri ai nemici vicini tutta la vita. E gli posso mettere anche il leggendario, ma non l'abbiamo per ora. Ah, posso mettergli anche uno scudo a torre. Interessante. Vediamo il torso se ha qualche modifica. Le ali addirittura. Addirittura le ali questa armatura. Tieni, hai tutti i miei soldi. A parte che purtroppo c'è questo problema che quando switchi da un componente all'altro, alcune volte ti rimane, diciamo, l'equipaggiamento visivamente lì. Vediamo se entrando scompare. Eccolo qua, scomparso. Madonna mia, ma che bellezza questa armatura. Ora sono un santo a tutti gli effetti. Allora, le luci aperte diciamo che sono un po' trishic. Però l'armatura in sé è bellissima. L'armatura in sé è stupenda. Vediamo con un'arma impugnata. Dio mio, col martello. No, ti prego, fammi vedere. No, vabbè, col martello in mano è bellissimo. Una foto se la merita. Lo so che lo dico spesso, ma potrei aver appena trovato una delle più belle armature che potessi scegliere. Purtroppo credo che le ali occupino veramente tanto troppo spazio. Quindi questa per ora la metterei qui. Sì, le ali, madonna mia, occupano veramente troppo spazio. Però sono belle da vedere, porca miseria. Fanculo tutto. E finalmente Love and Date li posso mettere giù. Odio dover tenere del peso inutile che non posso usare. A proposito di peso inutile, fermi tutti. Devo vedere una cosa. Ho potenziato un'abilità che forse mi può far potenziare il mio arco. Vediamo subito. Ok, posso potenziarlo ad 80 libbre. Per potenziarlo a 120 mi serve il grado 5 di pugno di ferro, il grado 3 di cecchino. Però il danno effettivamente aumenta. Io direi di aspettare di arrivare al grado 3 di pugno di ferro. Almeno ci prendiamo subito il 100 libbre. O addirittura aspettare il grado 4. Anche perché effettivamente l'arco non lo usiamo così spesso. Anche se vorrei usarlo più spesso. Vediamo, il martello fa 320 di danno. La mazza 280 di base. Sicuramente pesa molto. Va che bello il bagno così. Con Jason da una parte e la Widow dall'altra. Questa armatura è bella. Peccato che come tutti i completi ti va a togliere tutti i pezzi che c'hai addosso. È un peccato. Potrei aggiustarlo con una mod? Ovviamente. Voglio farlo? Sinceramente no. Ritorniamo sui nostri passi. Quindi il prossimo punto si trova qui, vicino alla discarica putrida. Sapete, se non fosse che il mondo è stato distrutto dalla guerra atomica, ti direi che questo è anche un bel panorama. Ma guarda, un vertibird schiantato. Mi chiedo come abbia fatto a cadere, d'altronde. I vertibird sono così resistenti. Ed ecco qui un'armatura del Midwest tutta per me. Ero invidioso che qualcuno nella confraternita ce l'avesse, io no? Beh, ora me la sono procurata. Ho dovuto solo buttarmi in un lago radioattivo per prenderla, ma ehi, questo è un piccolo prezzo da pagare. Certo che comunque rimangono sott'acqua per 200 anni ste armature e la ruggine manca un po', eh. Meno male, se no sai quanto lavoro per doverle aggiustare. Direi che allora possiamo avviarci al Parco dei Pionieri ora. Che tra l'altro, quante volte ci siamo già passati qui, santo Dio. A saperlo mi ci fermo. Fermavo l'altra volta che abbiamo preso lo Shield Bubble. Che tra l'altro in quella casa c'è anche il Deadclaw albino. Ah, eccola qui dov'era Esther. Ecco perché non l'ho trovata. Perché era in una cassa abbandonata in mezzo a sto laghetto. Vabbè. 40 di resistenza ai danni e 250 di resistenza alle radiazioni. Grazie, avevo proprio bisogno di un lancia mini nuke unico. Direi che possiamo avviarci alla nostra ultima destinazione. Ovvero la prossima destinazione che ci farà avanzare nella storia. E ci avvicinerà sempre di più al nostro figlio. Madonna mia, quanta cattiveria. Ed eccoci arrivati
al confine con il mare splendente. Qui, ragazzi, potrebbe diventare pericolosa la radiazione. Dobbiamo stare attenti. Ma fino a dove si spingerà questo confine? Fino a dove le radiazioni sono ancora umanamente accettabili? Un rider leggendario, vieni qua che ti spacco! Vieni qua che ti spacco la faccia! Aspetta, uccido sia te che il tuo animaletto ora. Madonna mia. Ma non sono stato io. Credo sia stato Enko a fargli saltare la testa. Vabbè, grazie. Ulla, ma sta nevicando? Stanno nevicando radiazioni? Forse allora non è un buon momento per infiltrarsi in una zona così pericolosa. Forse dovremmo ritirarci, ragazzi. Dobbiamo riorganizzarci prima. Non si vede nulla. È tutto troppo buio. Troppe polveri in faccia. E sono caduto in acqua. Bene, peggio che peggio. Ora non vedo nulla. Madonna mia. Sai quando uccidi una zanzara con la racchetta elettrica? Uguale. Solo che io c'ho un martello di 200 kg. Beh, perlomeno ha smesso di piovere. Ma guarda un po' che sorpresa. Un altro Vertibird schiantato. Sai che novità. A questo punto i Vertibird sono la cosa più pericolosa su cui andare. Tra l'altro, appena abbiamo raggiunto questo Vertibird abbiamo ottenuto un'altra missione. Fermi un attimo. Investigate the Hatch. Ah, l'Hatch è un portello, un bunker. Mettiamo via Esther. E la madonna. Beh, questo bunker sicuramente non è messo bene. No, per niente. Guarda quanta ruggine. Apriamo la porta. Ecco, fatto. Addosso, in faccia, direttamente con il carrello messo in mezzo alle balle. Ah, ma ci sono dei robot. Buongiorno. Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma. Ah, sicuramente. Proteggere Esther. Certo, come no. La ecco fatto. Ah, siamo saliti di livello, è vero. Mamma mia, quanta immondizia. Questo bunker era della Poseidon Energy. Ah, buono da sapere. La porta ovviamente è chiusa, il terminale è difficile, quando mai? Ma, ah ok, sono manichini quelli. Stavo dicendo, come ha fatto qualcuno a sopravvivere in questo posto? Questo è il colonnello Autumn. Bello, mi piace. Madonna mia, deve aver avuto una diarrea terribile questo tizio. Campione di sangue idoneo. Non mi chiedo perché era dentro il cesso. Che è sto suono? Ma che sono io? Ma che è? Ma cosa sono sti suoni terribili? La madonna! È una X3 questa, ragazzi! E per essere più precisi è una Hellfire X3! L'apice della tecnologia dell'enclave! Sì, ma sti suoni terrificanti anche no, però. Trasmissione dell'enclave. Era sicuramente un avamposto dell'enclave questo. MacReady? Che c'è? Prendi tu questa armatura. Io mi prendo questa. A modo suo, come presentazione è stata magnifica. Adesso sì. Questo sì che è un armamento. Lo so che questo è un armamento, Dance, lo so. E ricordiamolo, fratelli. Tutto ciò è stato fatto in nome dell'America. Dio benedica l'America. Ah, fantastico. Ha ricominciato a piovere. Piovere, nevicare, quello che è. Forza ragazzi, è meglio riorganizzarsi e tornare a Sanctuary prima. Meglio non avventurarsi troppo in questa zona, se non sei preparato.